Benvenuti amici del vostro Bootylicious di fiducia. Quest'oggi nuovo video, terza parte della run con il paladino. Il mazzo è quello che è, ma comunque sta andando molto bene, quindi speriamo di riuscire a portare a termine un buon risultato, o comunque di arrivare, diciamo, alle 7. Cioè, alle 7 è il limite che ci ridà 150 gold, quindi 7 vittorie sarebbe il top. Andiamo a vedere come va? Andiamo? Let's go. Eccoci. 5-0, sciamanello, vediamo dove andremo a finire contro questo sciamano. Abbiamo Death Speaker che è un'ottima carta, abbiamo la Lumachina che è un'ottima carta, il resto si butta via, troppo lento decisamente. Vediamo se peschiamo il drop a 1, non abbiamo pescato il drop a 1, il che ci rallenta molto. Qua pescare il drop a 1 sarebbe stato ottimo, perché pensate un Lost in the Jungle a turno 1, vi mette già in una posizione di... molto probabilmente non muorirà la Lumachina, e quindi se la Lumachina non muore poi riesci a farci Death Speaker sopra. Se invece io a turno 1 non faccio niente, è molto probabile che in realtà la Lumachina muoia. Quindi comunque qua fare con il Lumaca ha davvero poco senso, anche perché il follow up è un Jailor che non è niente di che. Quindi preferisco passare e giocarla un po' più lenta. Vediamo un po' cosa fa lui, se c'ha il drop a 2 o no. Ha il drop a 2 e qua chiaramente già ci blocca molto, perché io sono costretto a fare la Lumachina. Però, insomma, sono in una posizione in cui non sono l'aggressore. E questa è la prima volta in 6 partite in cui noi non siamo l'aggressore. E potrebbe essere problematico, decisamente. Lone Champion a seguire, quindi... insomma, la situazione, diciamo, che si fa interessante. E vabbè, io metto il mio Jailor che andrà a togliere il suo Divine Shield. E Mana Tide gli dà anche un value clamoroso. E io non lo tolgo in tempo brevi. Non lo tolgo in tempi brevi. Ed è un problema. È decisamente un problema qua. Io come cacchio... Penso di dover mettere una 4-5 qua per cercare di bloccarlo. Cerco di bloccarlo un pelino, però andrei a pescare una carta e ne andrei a pescare una ancora anche il turno dopo. Quindi questo Mana Tide ha fatto un value incredibile. Lui mi frizza anche il pezzo, e mano a mano che Mana Tide rimane in campo, la mia situazione è sempre peggiore. Sempre decisamente peggiore. Quindi qua questa Avenging Wrath potrebbe aiutarci. Vado a mettere lo Stone Hill, perché comunque vado a cercare qualcosa di figo che non ho trovato. Quindi prendo un Lighthouse Elemental, Lighthouse Protector, e metto l'Hero Power. Avrei potuto anche giocare Schelemante in realtà questo turno, per cercare di counterare Jungler, perché in caso di coltelli favorevoli per me, Schelemante poteva essere buono. Lui mette una quantità di board imbarazzante. Imbarazzante, e continua a difendere il... adesso ha un taunt per difendere, Mana Tide, Juggler e Jelly, che tra parentesi, tra di loro combano. Quindi per me è difficilissimo. Difficilissimo. Secondo me l'unica qui è fare Avenging Wrath, quindi andare a tradare la 2-3 in modo tale che non tanchi i danni di Avenging Wrath, e sperare questa Avenging Wrath nella speranza che hitti due volte qua e tre volte qua. Il primo colpo faccia. Allora, è andata male. È andata male. È andata tanto male. È andata tanto male perché un dannino qua mi serviva. È vero che ho colpito tre volte Mana Tide, però forse Juggler e Jelly erano ancora più pericolosi, perché combano insieme. Quindi lui farà coltellini a rotta di collo. E lui te ha da prima di mettere l'Hero Power. Ma anche no, cioè, metti prima l'Hero Power, che magari... vabbè, ma lasciamo perdere. Lui non ha neanche giocato al meglio. Ci serve la seconda Wrath. Siete pronti? Vai! Avenging Wrath. Niente. Niente di niente di niente.
qua la situazione diciamo che si fa interessante, per non dire che siamo nella cacchina. Quanto è 1-1? E vabbè. Vai! Metto lo scremante nella speranza di Top Deck Avenge in Viat. È probabilmente l'unico mio out. E lui dice anche thank you, quindi molto probabilmente. Vabbè. È stato, diciamo, implacabile. Implacabile per quanto riguarda. Perché la nostra mano non ha avuto un drop a 1. Partita rapida. Ci ha annichilito. Oh, male. Male. Male, male, male. Mazza. Alzas, paladino ancora. Paladino ancora è il quarto paladino di fila che incontriamo, ragazzi. Cioè, paladino è la classe. La classe, io ti lo tengo sempre perché chiaramente è fortissimo a turno 4. È un po' rischioso perché ti toglie possibilità di avere drop 1, drop 2, drop 3. Ma la milizia la butto perché comunque è vero che è un drop 3. Ma se la gioco a turno 6 o turno 9 magari è meglio. Quindi mi gioco lo Yeti e mi tengo lo Yeti e spero di pescare qualcosa di early. Che c'è? Che c'è? Comunque, 6-2 per questo mazzo è sicuramente buono. Vi dirò, questa pescata di Shapeshifter mi piace molto perché contro Paladino, una 4-1, poi protetta soprattutto dalla nostra 1-1, è ottima. Sicuramente ottima, cioè ottima. Andate a dare il suo pezzo, niente di che. Però, insomma, dai, è già qualcosa. Pensate un po' adesso se ci fa Lone Champion, che è il drop a 3 per eccellenza, avendo missato turno 2. È ottimo. Sicuramente ottimo avere questa 4-1. Ideologa. Forte l'ideologa. Ora, abbiamo pescato Lost in the Jungle. Forse preferisco giocare quella piuttosto che andare a fare MC Tech. Adesso, attaccare con questo l'ideologa, secondo me, è molto brutto. È vero, c'è la punizione di consacrazione, lo sappiamo. Però sono 4 danni che andrei a perdere, sono spell damage che andrei a perdere e col mio martello in mano potrei voler fare martello turno dopo, quindi secondo me è un rischio che vale la pena prendersi. Nel caso in cui lui non abbia consacrazione, questo shapeshifter fa danni. Spell shifter fa danni. Coin, Rant, Stealth. Ok. Va bene. Yeti. Yeti, mi prendo doppio trade e faccio 6 danni faccia. MC Tech non dovrebbe averlo, l'avrebbe fatto il turno scorso molto probabilmente, anche perché ha fatto un turno abbastanza debole, molto più debole di MC Tech. Quindi MC Tech non ce l'ha. Prova a difendere Spell Shifter con la 1-1 Taunt, che comunque il suo lo fa. E qua lui è a 18. 18, io un po' di danni li ho fatti, eh. Un po' di danni li ho fatti. Adesso la situazione mi piace. Io potrei anche andare tutto face. Mamma mia, che cattiveria. Cioè, teado ovviamente questo, perché altrimenti mi prende il free trade sulla 4-1. Però io 10 danni adesso glieli faccio. Mamma che cattiveria. Mamma mia, che cattiveria. Vai! Sbang, 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 sbang. Ah, il cinghiale qui sta andando tantissimo. Vai! No, Taunt is cheat! Boh, Taunt, brutti Taunt. Ok. Non ha spaccato la 4-1. Interessante. Posso avere Lethal con Avenging Wrath? Sì, che posso avere Lethal. Posso avere Lethal col martello? Meno, perché a parte quello è molto probabilmente Noble Sack. Comunque io vado. Vado di Avenging Wrath, vediamo che succede. Allora, tutti quelli che non dovevi colpire, li hai colpiti. Meglio tirare prima con questo, si prende un danno in meno. Si prende un danno in meno lo Yeti, perché quello è Noble Sack. Vado a fare il trade poi qui e lo mando a 2. A 2, col martello in mano. Mi piace. Ho visto situazioni peggiori. Ma che cattiveria, guardate qua. È ancora vivo, eh. E ancora vivo, ho fatto 4 attacchi faccia. Mamma mia, il cinghiale della vita. Bravissimo. Spell shift, l'abbiamo dissato tutta la sera e poi. Wow.
Wow. Bella questa, 7-2. Che figo. Che figo. Hola, finalmente un paste, non incontriamo più paladino. Siamo 7-2, vediamo un po', perché paste comunque è classe che nel draft puoi rollare, nel senso che spesso capitano mazzi o molto deboli o molto forti. Essendo che siamo 7-2, quindi a vittorie già un po' alte, è probabile che il suo mazzo sia comunque buono. Contro Priest diciamo che si gioca abbastanza come contro Pala, cercando di togliere il value delle... togliere il value del suo hero power, e per togliere il value del suo hero power bisogna tradare sempre tutto. Qua la situazione è brutta per noi, perché io ho dovuto coinare questa perché devo tradare Shadow Ascendant in caso di taunt. Vabbè, ma questo è forte. Emo. Ragazzi, abbiamo un grossissimo problema. Un enorme problema. Un gigantissimo problema. Come... boh, metto delle 1-1. Ha fatto un bello start. Mi sa che qua... cioè, parte che parte così, se non togli Shadow Ascendant subito... vabbè. Mamma mia. Che gli raccontiamo? Si buffano anche tra di loro. Io preferivo che buffasse Tile Creeper al momento. Che gli raccontiamo a sto qui? Che gli raccontiamo? Possiamo trovare qualcosa da Stone Defender? Mica tanto. Ah, qua si mette Yeti e si passa. Può solo andare male, può solo andare peggio, ragazzi. Mi sa che chiudiamo 7-3, belli felici, perché comunque è stata una buona run. Ehi, Lala, chi sei? Spiteful Priest. Ragazzacci. Baffa anche quelli giusti. Avenge Wrath, attenzione. Prossimo turno. E per adesso metto lui. Tarimo Tyrion. Tarimo. Tiè. Quello non che si fa? Sì, vai così con Temple Enforcer in curva. Allora, se pescassi Quality, potrei provare a reggere un turno. Devo fare questo Tarim per forza. Tarim con la board tutta dalla sua. Ha dei minion davvero troppo grossi. 8-8. Io devo fare i Quality Avenging Wrath. L'unico modo per me di comebackare questa partita, quindi devo guadagnare tempo. E lui, guardate, manco attacca. Manco attacca, ha buffato di nuovo quello giusto. E io devo pescare Avenging Wrath. Già, devo pescare i Quality. Devo assolutamente pescare i Quality. Passo. Lui quanti danni mi fa una marea? Sono 7, 10, 18 danni. Siamo a... siamo morti. Dovrebbe avere l'ita. 8, 11, 21. Ha missato l'ita. Lui ha missato l'ita perché un danno in più ce l'aveva. Ciao. Non ho pescato i quality. Direi che la partita è anche bella che è finita.
Avete presente quando vi sentite tutto che vi brucia lì? Mi sento un po' così. Questa mattina mi sento un po' come, cioè, come uno che ha fatto bam, poi di insomma, bam, 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 bam. Va bene. Allora, 7-3. Ottimo risultato. Perché col mazzo che avevamo comunque un ottimo risultato, siamo contenti. Questo vi fa capire quanto comunque i drop 1 siano importanti, perché spesso le partite le ho vinte semplicemente scurvando. Il value del mazzo era molto basso. Appena però siamo andati indietro un po' di board, beh, ci hanno aiato male. 7-3, vediamo le ricompense, vediamo di spacchettare qualcosa di buono. Dai, non sono diventato scarso tutto un teatro a fare arena. Non è che 10 giorni, 2 settimane di niente arena mi hanno fatto diventare scarso. Due pacchetti e quell'altro? Da dove esce, bro? Vabbè. Bella. Attenzione! Incredibile! Incredibile! Wow! Doppia Dire Frenzy! Belle, bello lo spacchettamento! Ragazzi, per questo video è tutto, per questa run è tutto. Ci vediamo domani con un nuovo video, come sempre alle 17. Seguitemi sui social, eccetera, Instagram. Ormai c'ho Instagram, devo pushare Instagram. Niente, fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, se volete che comunque i video sull'arena rimangano, perché io ci tengo. E mi fa piacere se ci tenete anche voi. Ci vediamo domani con un nuovo video frizzantino. A domani.